Ragazzi, io sono Civiuta. Vedi, io sono Shiromi. Benvenuti per adesso canale di Shiromi. E Civiuta, se sentite il rumore perché Shiromi sta pulendo le pentole, eccetera. Shiromi adesso smetta di pulire le pentole, le puliamo dopo. Allora, ragazzi, noi stiamo qua Allora, facendo i fatti nostri oggi. In tutto è mercoledì. mercoledì, ed è il 1° marzo. Ma è marzo, No, non. marzo quanti giorni? Mancano marzo, aprile, Gio maggio, due mesi alla Sì. fine della scuola. Raga, chi sta morendo come pochi noi? Vabbè, ragazzi, qua c'è la fanpage di Book che ci ha fatto vedere questo. Abbiamo grandi pensieri impuri, ma solo a me sembra che c'è che cerchi il bacio. Il bacio. Chi c'è che si ama e chi c'è che si odia. Raga, noi non lo sapevamo. Quindi mi stai dicendo che cioccolata è verità? C'è questa? Vabbè, ora. Ah, in programma? Tra 41 minuti, allora ragazzi, Vernon, tra 41 minuti ci sarà la premiere, Ok, cioè tra 41 minuti, cioè il video, allora. cioè non lo sappiamo. Prima di tutto, ragazzi, una novità, se non lo sapete, ma è stato confermato il quinto libro di Glitter Candy, che uscirà a fine marzo, almeno da quello che ho capito. La Camera ha avuto il Covid, e siamo molto tristi per lei, perché nostra madre ce l'ha avuto, ma noi no. Perché siamo più sfigati di altri? Noi non l'abbiamo avuto, spero di non averlo. Perché, boh, perché sapete perché noi non l'abbiamo avuto? Perché noi siamo sempre chiusi dentro in casa, capisci? Cioè, noi non siamo neanche se ce lo chiedi in ginocchio, cioè, noi siamo asociali. Siamo delle asociali. Ma, praticamente ci dispiace molto per lei, spero che adesso non dovrebbe avercelo, spero che si rimetta presto, non vi preoccupate, dobbiamo solo supportarla molto bene. Infatti ci pareva strano, poi quando la fanpage, comunque questa fanpage qui ci ha detto, eravamo molto tristi. Però eravamo molto contenti che almeno sapessimo qualcosa. Ma ora ripeto, non vedo l'ora di vedere il libro di vita. Ottima, non mi dire. Wow. Dunque, come dimenticare Dunest secondo Buon Nobu? cioccolato a tutti! Nuovi amori sono sbocciati prima dell'arrivo della primavera. Sappiamo né io, non so. Siamo a marzo. Il primo marzo, il primo. Altri completamente appassivi e distrutti. Claudio, a quanto pare, si sta frequentando con la pietra nuova compagna del padre della sua ex ragazza. Ci ho messo più tempo a scrivere sta cosa che lui a sostituire Melanie. Nobu, tu sei un babuino e ti odiamo per questo. Ma scusate, io avrei una domanda per Nobu, ovvero qua c'è scritto come dimenticare Dunes e io in sto preciso istante mi chiedo, ma questo quale consiglio è? Vabbè, Quale non consiglio è? è un consiglio, è un suo babbuinaggine. Ti serve veramente la riabilitazione per i babbuini? Chiamate il numero, eh. 6161, sei uno Allora, scemo. mi chiama, ora Oh sta via. Oh! no! Di nuovo sti mostri! Volevamo dire. Di nuovo Miriam e Christian. Oh, raga, sono fatti male. Cioè, personalmente a me non piacciono. A voi? Cioè, dite, cioè, hanno dei sorrisi inquietanti che ti verranno a mangiare la notte, secondo noi. Quindi Cioè, domenica ma tipo appena forse crescono diventano quando. pazzo. Quando crescono sono più Quando belle. diventeranno tipo adolescenti, Miglioreranno. miglioreranno il loro Non voglio solo aspetto. vedere quel filo di ferro sbucare da sotto, per favore. Mette ansia questa Beh, cosa. vado anch'io. Clara, grazie per la Metti colazione, è che davvero ansia ottima. e Usiamo quei pancakes, impressione. saranno una favola. Buongiorno a tutti, Ok. scusate il ritardo, si è stato male la sveglia. Eh? Mel? Mel, sorellona! Mel, e te quando sei Ma dormita? che cosa? Oh, raga, cosa? Guarda. Guardate. E te quando sei tornata? Mel? Mel, Lui sa già parlare in piedi da solo. E quanto. No, ragazzi, è proprio brutto. Guarda, ma hai fatto male, secondo me. Cioè. Mel, e te quando sei tornata? Qui era. Oh, non lo sapevate? Melanie ha deciso di tornare a vivere qui. Ah. No, non ne eravamo a conoscenza, l'ha deciso dopo la festa di carnevale. Oh, mamma, i tuoi pancakes sono fantastici. Bene, scappo, ne porto qualcuno a scuola. Grazie mille. Buona giornata, Christian. Buona giornata, Miriam. Ciao, ragazzi. A Claudio non dà la buona giornata, brava buddy girl. Non so cosa ti è successo, ma sembra tutto a posto adesso. Mi sembra addirittura felice. Ah, bene, sono proprio contento. Così finalmente potremo tornare a vivere come una famiglia quasi normale. Quasi, Cesare, quasi sia mai normale. Malek. Cesare, ricordiamo sempre che tu hai un lucidalabbra, ringraziando che Claudio ha preso da sua madre e non da suo padre. Di lucidalabbra. Oh, finalmente una bella notizia su cioccolato e verità! A quanto pare Nebula e Chuck stanno insieme! Blair non glielo permetterà mai! Che c'entra Blair? Ve l'ho detto, conosco Chuck da quando era un ragazzino e succube di quella strega! Ma come mai? Cioè, io questa cosa non me la spiego! Allora, sì, l'ho ascoltato Infatti. le mie amiche e i miei amici, certo, però Blair Però effettivamente è la un po' reazione strana! tua non è degli altri, cioè tu puoi fare quello che vuoi con la reazione, ma non è degli altri, non è del papa, è tua la reazione, Ma perché Chuck e Rebecca punto. continuano a starle dietro?
Già, ce la domandiamo Sono tutti. i suoi, sono tipo i suoi pet. Blair è la regina e ha i suoi pet dietro. No, vabbè, io mi immagino la scena. Che roba. Cioè, ma voi, perché... voi io mi sto immaginando una scena in cui tipo Brel porta a spasso tipo Brel che porta a spasso Chuck le becca, mancia le ciotole di Witton. Stupenda. Noi vogliamo vedere queste cose. Vogliono bene. Sono amici dall'infanzia, è difficile rompere quel tipo di amicizie. Io non sono amicizie. Sono amicizie forzate, come i matrimoni, come questa vostra città, come il mondo di vita. Non ci forzate. Siamo amiche per sempre, vero? Sì, vero. E dice anche il vostro primo libro. Chi su delle amicizie altrui, dai, ma siamo tutte amiche. Non sembra. Sì, siamo tutti amicissime. Ovviamente family friends. Friends. Ci stanno facendo tutto qui solo per... perché l'altro video gliel'hanno demonizzato, secondo noi. Scherzo. Non ti migliori, amica. È un'altra cosa, perché non pensi a risolvere i problemi con Daisy? Io e Daisy non abbiamo proprio nessun problema. No, certo. Vabbè, ragazzi, io ho bisogno di un... E Ari? Ari è andata a Parigi. E chi si è vista, vista. Non si è più parlato di sta ragazza. Ma effettivamente, Ari ha fatto? Cioè, Dora è felice. E triste. Non si è più parlato di niente. Allora cosa? Con Daisy? Non sono affari tuoi, quel di carota. Dai, Betty. Sto solo cercando di essere una buona amica. Perché? Per te. Io conosco Daisy da tantissimo tempo. Magari posso aiutarti. Il giorno in cui io avrò bisogno del tuo aiuto, carota, me ne andrò in Tibet perché è evidente che avrò bisogno di un po' di meditazione. Bravo, sono paura brava. Che è successo con Ari. Lei ha bisogno di conferme. So che sembra forte, ma anche lei ha un lato molto sensibile. Devi capirlo. Non ti ho chiesto di spiegarmi come è fatta la mia ragazza, lo so benissimo. Guardate intanto la scrivania di Kenny che è appena morta, ma lasciando perdere questa piccola cosa. Oh, io voglio vedere il blog della Camargor alla fine, no, se non lo metti uno, mi arrabbio. Sono stata ispirata a creare una nuova... No, lei è arrabbiata per il matto che non sappiamo ancora la storia, Alice, tu... Si va tanto in onore di me. Tu vai insieme a Alice nel Paese delle Meraviglie, che ha lo stesso nome. Ma lei è... Cioè, ma la storia fra lei e matto... Secondo me, da almeno secondo noi, ma questa non è stato confermato niente. Forse può darsi che frequentavano la stessa scuola. Boh. Mamma mia, ragazzi, erano compagni di banco. Non lo so. Non lo so, vedo Blair al tavolo con uno sguardo proprio incendiario. Sì, infatti me lo sto godendo tutto. Ah, queste sono le gioie della vita, lo vogliamo vedere. Cara amica di Chuck, Nebula riuscirà a sopportarla? E la domanda è... Se Blair riuscirà a sopportare Nebula e se Chuck riuscirà a sopportare che Blair non sopporta Nebula. E che è la domanda? Divinità, ecco a Marti. Se fai soffrire la mia migliore amica ti faccio diventare uno scarafaggio. Jenny, noi ti vogliamo come migliore amica. Quella non era venerato. Appunto. Blair, chi sei? Guarda qua. Ma no, neanche se fosse un toro neanche se fosse un toro infuriato, cioè. Per favore, potresti evitare di... guardarla come se volessi ucciderla? No. In realtà è duplice l'omicidio che vorrei compiere perché voglio ucciderla. Oh, un bel omicidio. Oh, Blair, tu sì che ci intendi di queste cose. Tu sì che sei una persona favore, Blair, normale. Chuck la ama, ma no, Chuck pensa di amarla. Cosa? Aspetta, ma no, Chuck pensa di amarla, ma non è amore. Tu che ne sai? Tu hai mai avuto un fidanzato? Dal mio vocabolario credo che sia la parola no sia la cosa. Perché dovete ficcarvi nelle relazioni altrui, mi chiedo? Cioè, non lo so. È solo curioso, perché lei non fa parte del nostro mondo e quindi la ragazza lo incuriosisce tutto qui. Ha cambiato la curiosità per amore. Tu che ne sai di amore? Sai, un po' quando vai al museo da piccola a vedere i dinosauri e dici, oh che bello, da grande voglio diventare un archeologo, ma poi non diventi un archeologo. Buon pomeriggio, ragazze. Oh, eccolo, Chuck, però è venuto da solo. Forse vuole prima far calmare Blair. Infatti, facciamo calmare il vulcano Etna. Non li facciamo, ti posso portare, vediamo, frappi alla tavola, perfetto. Ottimo, ne va solo, anch'io così prima lo spettacolo. Ma devi lavorare. Oh, hai ragione. Blair, Chuck, Blair, Rebecca, Blair, Chuck. Ok, abbiamo fatto l'appello, ma No. Aspetta, questo è un riferimento al secondo film di Shrek. Sì, sarà quello. Sai la scena della cena? Shrek, Fiona, Ciocchino! Ecco, ora la mettiamo qua, ecco. Harold! Shrek! Fiona! Mamma! Harold! Ciocchino! Shrek, dove inizia la grande? Ma cos'è, una sorta di vuoto segreto? Certo, non lo vedi? Sì. Ha comunicato tutto con lo sguardo. Ah! Come ragioni nobili, non ragionano le persone normali. Ma che siamo scemi, cioè con lo sguardo. Come ragioni con lo sguardo? Hai ragione i cinesi, cioè. Ah, come fanno... tipo i maghi, ma certo, come fanno i cani per conoscersi. Quindi Blair è un cane. No, ti dico che devi dire, facciamo la finta, ok?
Il problema è che la mia visione non può essere espressa a parole. Ti rendi conto di quello che hai fatto? No, per favore. Ho pensato ai miei sentimenti alla ragazza che amo, sono cambiato e ora stiamo insieme. Qual è il problema? Ecco qua, ragazzi, il problema. Qual è il problema? Ma così non so quale la buia marina. Dai, lo ti bello di montagna. Non è la prima cosa che ho detto. Oh, non certo che dai, questa è la mia ragazza. Ma ti senti quando parli? Oh, sì, proprio questa è la mia che io ho sempre invitato da sopra. Tutti a parte Blair, solo questo. Ecco qua, chi riceve vita le veste delle rini e chi vuole andare a fare la bocchetta. Questa è la vita. La difesa più grassa di quelli che hanno detto. Non dimenticarlo, Nebula. È comunque una nobile. Non basta dire su fuori delle becche vendette, una nobile agli occhi della nostra società. Comunque, hai ragione, forse avete già previsto quei problemi di Chuck, non mio. Ma non facciamo ora, vuoi andare Nebula a dire anche a tutti? Per favore, quando lo festa tutto questo si verrà un disastro. Poi non dica la mia vita ragione. Anzi no, favore. Blair. Lascia fare, Chuck, vedrai che si cambierà e cambierà. Nebula era velocissima ragazza. E brava Rebecca, una intelligente, c'è solo lei intelligente, per i Not Shock e Nebula, gli altri sono tutti scemi, nel senso, allora, no, a Mountain c'è anche Melanie, ma ecco. Sì, no, oh. Dovrà davvero partecipare alla festa di quei pomposi, povera Nebula, sicuramente saranno che sono sicchissima, saranno che sicchissima, dove sarà, ma intanto lei non c'è, lei non è obbligata ad andarci, cioè può andarci e non andarci. Ma magari chiedo Nebula, certo, già sarà stata la vendita di Nebula, ovvero che Nebula abbia dietro la sua migliore amica, così che gli altri capiscano che lei non sa scavare la situazione. No, no, è vero, è ragione. Stai già, Jenny. Noi, no, tu sei la nostra divinità. Oh, ora dopo la tensione ci vuole qualcosa di carino. Oh, è un altro, è tutto un danno. Cioè, non lo so, ci saranno belle cose. Ya, hanno una marca. Io ti voglio bene, tutti vogliono piacere, loro piacere. Ya, proprio una puttana. Ok, va bene, sono sicuro che tutti passeranno per te. Io sono geloso e ti voglio una cosa. No, no, ma sono troppo dolci. Davanti a una carta che ti ha appena lasciata. Oh. Ah, bene, a proposito, grazie mille, rivedatore della Rodriguez San Valentino. Cioè, bellissimo. No, 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 questo è un troppo chiuso per noi. Oh, scusate, stai Jimmy. Ma che pensi di chi? Vediamo. Interessante, interessante. Vediamo cosa ne pensa lo scrittore. Molto bene, molto bene, molto, molto bene. Sì, fatti via, sentimi, tutto. Dove scommetto che Claudio esce con la fioccia di tuo padre? Sai cosa l'ha fatta meglio? Sì, molto, chiedeci che la sì. Oh, mi dispiace, ma non è vero. Mena di non mentire, sappiamo bene come va la storia. No, non ce la fa niente. Ti chiedi l'altro giorno qui? Sì, sì, ci sta bene. Scusa, è stato un bel successo. No, Nebula, scusa, eravamo così tanto prese dall'ira che ci siamo dimenticati pure del tuo nome, Nobu. Perché tu sei un babuino e fai schifo. Lo sai che fai schifo per lo questo? Lo sai, vero? Torna all'associazione. Serve qualcosa. Serve 3 euro al mese per te. Perché ti serve a quel neurone che hai solo in testa. Da quell'unico rimasto. Cioè, si vuole che fai una reazione? Ma che dire, la cosa non si capisce molto, solo che stanno camminando vicino, molto vicino. Comunque sì, anche a me la cosa puzza un po'. Certo, Claudio è un zuccone, ma non penso di fino a questo punto, a meno che Chanel non gli abbia proprio fatto perdere la testa. Che cosa sappiamo di lei? Ah, niente, sappiamo solo che va in tua chitinota e odiosa. E tutte le parole che finiscono ota. Sappiamo che è amica di chi? Giusto, il nostro nobile di quartiere. Chiederò informazioni a lui. A proposito, Betty, e va schifo, se non ridi, va schifo, lei schifo. Ma non devi non dire niente, cosa? Ma te lo chiedo io, Betty. Infatti, non dice niente. Brava ragazzi! Allora ragazzi, il video finisce qua perché stiamo già registrando. Ora parleremo con la parte 2. Quindi mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi e commentate. Noi ci vediamo presto con un nuovissimo video e ciao.